Ti stai divertendo questo mondiale? Sì, perché comunque sto avendo dello spazio che non mi sarei aspettato. È esattamente come te l'aspettavi oppure qualcosa di diverso rispetto alle tante volte che ci avrei pensato prima? No, me lo aspettavo così. Lo aspettavo così in casa, perché comunque c'è da vedere il pubblico che è sempre molto presente, c'è sempre tantissima gente a vederci, fa sempre il tifo, per cui è bellissimo. Dicevi prima la forza del gruppo, la forza di questa Italia è il gruppo, un'intercambiabilità. Tu come lo vivi? Cioè, ti concentri? Come funziona il momento di aspettare di entrare in partita? Ma comunque fino all'ultimo non si sa chi, non si sanno le titolari, noi siamo tutte pronte, siamo tutte cariche nello stesso modo, non c'è una panchina, non ci sono delle titolari, comunque siamo tutte sullo stesso piano e questo è importante, credo. Cresce l'attenzione intorno a voi, tanti giornalisti, tanti tifosi, tanti autografi. Ti piace? È una violazione un po' del vostro spazio ristretto? Come funziona questa cosa? Come la gestisci? No, no, ben venga, perché vuol dire che piace quello che facciamo, alla fine il lavoro è anche spettacolo, per cui se riscontriamo degli atteggiamenti positivi, tanto di guadagnato. Il tuo soprannome è Fiocco, ci racconti da dove nasce e come nasce? Ma Fioco perché quando cado per terra e mi tuffo, vado lenta come un fioco di neve che si adagia sul terreno. Me l'ha andato a Bergamo il primo anno. Ci fai vedere le tue unghie? Sono fatte in onore della nazionale? Sono fatte in onore della nazionale, sono un po' rovinatine, però sì. Sì, Le rifarai se si dovesse arrivare a Milano, ormai manca poco, ma per scremazia non si dice. le rifaccio tutte le volte prima della partita.